Al primo dei nostri ospiti si tratta dell'onorevole Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà. Onorevole, buongiorno. Buongiorno, mi sente? Perfettamente, grazie. No, meno male. Nonostante sia in aula, la sentiamo perfettamente. Ci aveva avvertito, ci eravamo preparati. Sì. Onorevole, torniamo a parlare di esodati, perché non si riesce bene a capire quale sia la situazione, o se la situazione sia chiara, almeno a voi. Ma guardi, la situazione non è molto chiara, non è molto chiara perché è stata fatta molta confusione nei mesi, nelle settimane passate, e i chiarimenti che sono stati portati non è che hanno diradato tutta questa confusione. Allora, però, fra l'intervento di ieri al Senato e oggi alla Camera, in buona sostanza si è capito questo. Si è capito che oltre ai classici 65.000, sì, ci sono probabilmente altri 50.000, grosso modo, se non ricordo male i dati, non mi pare che l'agenzia abbia parlato di 50-55.000, che sostanzialmente si potrebbero recuperare con un salto nel 2014. Sì, sì. Da quello che si capisce, il governo sta valutando questa ipotesi. Il problema però qual è? Il problema è che non avendo il governo fatto un'operazione sostanzialmente che traguarda il breve periodo con quello lungo, c'è il rischio che i partiti che si sono impegnati molto in questa vicenda, un'opinione pubblica che è assatanata su questa vicenda, ritengo una proposta di questo genere insufficiente. Cioè, il dramma di questa situazione è che questa riforma pensionistica si è costruita a fianco un mostro, un mostro che rischia di divorarla, perché è ragionevole dire inutile lavorare per 7-8 anni, nella situazione in cui siamo troviamo delle soluzioni per 2-3 anni, poi vedremo. Però è irragionevole avere la riforma più severa in Europa, che il problema che si deve porre è quello di sostanzialmente di pensare alle deroghe, di vedere quante persone devono stare fuori. Io ho ricordato, per esempio, che il governo Berlusconi, ministro Sacconi, fece una riforma, quella della finestra mobile, sì, che in sostanza si pose il problema dei derogati, però erano 10.000, a fine anno 2011 diventarono 26.000, più a aggiungere giusto alcune altre decine di migliaia, in tutto divennero 26.000. È un conto ragionare di 26.000, è un conto ragionare di 50.000 all'anno. Per cui io credo che prima o poi bisognerà entrare nell'ordine l'idea di trovare una norma di carattere strutturale all'interno della riforma. Altrimenti non ha senso portarsi appresso per anni questo problema. Ecco, non soltanto il problema, quello che magari si potrebbe portare dietro questo governo, ma sembrerebbe anche che lo stesso DDL sul lavoro abbia delle date abbastanza certe per ora, abbastanza vicine, ma anche abbastanza difficili da raggiungere, perché il ministro ha detto che vuole approvare il decreto legge entro il 28 giugno. Non so. Cioè, il 28 giugno è fra una settimana. Il giorno più la settimana prossima. Appunto. Lì c'è sempre la solita storia dell'Europa, no? L'Europa ce lo chiede, bisogna portare questo risultato in Europa. I partiti sono abbastanza orientati, però misurano con dissensi interni molto consistenti, molto importanti, perché con questo governo ormai è un pezzo che votiamo col mal di pancia, no? Non è neanche colpa sua, perché in realtà la situazione è difficile, però insomma sul piano della gestione dei rapporti non è che ci siano delle eccellenze, non è che ci siano delle cose che non siano criticabili. Certo, quindi si prospetta sul lavoro, noi abbiamo dei dissensi di merito importanti, no? Il Filippo non è che la degli altri, però c'è anche un malessere per trovarsi sempre di fronte a un problema politico.
cioè la situazione grave, l'Europa ce lo chiede e abbiamo questo governo, teniamocelo, lo mettiamo in piano. Ecco, quindi si prospetta anche la possibilità che possa essere votato tramite la fiducia anche questo decreto legge. No, questo sicuramente. Ecco, lo diamo per certo. Il problema è di quanti non lo voteranno. Certo, già sono arrivate le dichiarazioni, per esempio, insomma, per rimanere in ambito PDL dell'ex ministro Brunetta, che ha detto, insomma, che non avrebbe mai votato. Il problema è quanti non la voteranno. Ecco. Infatti noi il PD stasera facciamo riunioni dei rispettivi gruppi. Quindi da questa sera, insomma, già avremo delle dichiarazioni anche più certe in merito alle indicazioni di voto che arriveranno, insomma, singolarmente da parte di voi del Popolo della Libertà. Onorevole, noi siamo... Onorevole, ci sente? Pronto, sì. Sì, ecco, adesso la risentiamo bene anche noi. Noi siamo a ringraziarla della sua disponibilità, perché tra l'altro stiamo vedendo anche le immagini del suo discorso alla Camera di questa mattina su Sky TG24. Siamo ad augurarle un buon lavoro e a risentirci presto per le ultime novità, onorevole. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, all'onorevole Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà. Insomma, è stato molto chiaro anche su quello che ci aspetterà per quanto riguarda questa riforma del lavoro nel corso dei prossimi giorni, ma anche e soprattutto su le modalità secondo le quali verrà portato avanti anche questo discorso, compreso quello sugli esodati, sul quale il ministro Alzafornaro ha fatto sapere sia ieri al Senato sia quest'oggi, l'ha reiterato alla Camera dei Deputati nel suo intervento, che ha intenzione di instaurare un rapporto sempre più fitto, diciamo, in tessere un rapporto sempre più costruttivo anche con le parti sociali, quindi con i sindacati. Certo, rimane abbastanza anche difficile capire in 8 giorni, visto che ormai sono 4 mesi che si parla di riforma del lavoro e non ci si è riuscito, come sia possibile effettuare tutto questo nell'arco di soltanto una settimana, ma insomma lo seguiremo. Chi vivrà vedrà. Noi intanto andiamo in pausa qualche istante, pubblicità.